La linea blu, la linea che porta al lotto 3 dell'azienda ospedaliera universitaria Senesi, il titolo del libro di Elisabetta Lorenzatto è proprio riferito al colore del lotto della U Senese nel quale è situata l'ematologia, diretta dalla professoressa Monica Bocchia. L'autrice ha presentato la propria opera in occasione di Agorà a U Senese, con la partecipazione dei professionisti di ematologia e terapie cellulari e officina trasfusionale, con la collaborazione di Siena Grosseto di AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Ascoltiamo l'autrice del libro, Elisabetta Lorenzatto. La linea blu è la mia storia. La linea blu è un po' come il percorso della mia vita. Quindi la fotografia della copertina, che poi è la linea blu che qui a Siena tutti conosciamo, è una foto che io dico sempre in uscita dalla linea blu. La mia malattia, il mio trapianto, ma anche la speranza e il coraggio di non arrendersi mai, qualsiasi sia la situazione, mai adagiarsi su se stessi. Se abbiamo voglia di piangere, piangiamo, ma non smettiamo mai di credere in noi stessi e nella nostra forza. Allora, intanto io ogni anno festeggio. Io festeggio due compleanni. E i primi anni sono stati molto duri, molto difficili. Ogni compleanno era una tappa raggiunta. Siamo arrivati quasi a sei, quindi sono molto contenta. Sì. Queste invece le parole della professoressa Monica Bocchia, direttrice dell'ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria Senese. Elisabetta ormai è anche un'amica, non è soltanto una paziente. L'inizio fu abbastanza tragico perché appunto era lontana da Siena, stava per essere ricoverata in un'altra struttura che non stava capendo la gravità della sua malattia. E quindi ricevette una telefonata e da lì Elisabetta è venuta da noi. Da lì è nata appunto anche un'amicizia perché è una persona che si è lasciata curare, che ha accettato anche tutte le complicazioni, le ristrettezze, tutto, diciamo, quello che comporta un trattamento in ematologia, perché abbiamo bisogno di essere isolati, i pazienti rischiano tante infezioni, però lei l'ha sempre vissuta con un obiettivo, con un faro, quello di uscire, quello di guarire. E quindi questo è stato per noi, come dire, anche un vantaggio, perché avevamo una persona che voleva arrivare alla guarigione e per lei credo sia stato vincente. Tutti la ricordano, anche perché poi dopo il trapianto, ovviamente ora lei è seguita dal centro trapianti, però come vedete, insomma, con noi i rapporti sono ancora molto buoni, quindi è una bellissima esperienza da condividere proprio e da leggere, anche perché è riuscita a mettere in questo libro anche tanta della sua vita, non solo della sua malattia, che è una vita in cui molti di noi forse ci si possono ritrovare. La linea blu, edito da Albatros, racconta proprio la storia di Elisabetta, nata nel 1973 e rinata il 17 agosto 2017 all'ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena, in seguito alla trasfusione di cellule staminali emopoietiche avvenuta grazie ad una donazione di midollo osseo per una leucemia mieloide acuta per iperleucocitosi. Ascoltiamo le parole del dottor Giuseppe Marotta, direttore di terapie cellulari e officina trasfusionale. Da un punto di vista, diciamo, delle associazioni di donatori, diciamo, a parte l'ADMO, c'è anche la possibilità, andando in un centro trasfusionale, di dare la propria volontà per essere iscritto nel registro dei donatori di midollo osseo. È importante, che questa attività venga fatta da persone giovani, per cui possono rimanere nel registro per tanto tempo, perché è una opzione terapeutica che noi offriamo a questi pazienti. Tenendo presente che nell'ambito del gruppo familiare noi non riusciamo a trovare più del 25% di donatori, questo significa che i pazienti per il 75% dei casi non trovano un donatore nell'ambito familiare, quindi devono identificare un donatore compatibile nell'ambito dei registri, registri che sono sia nazionali che internazionali. Diciamo, attualmente il sistema è fatto in modo che quando noi attiviamo una ricerca,
vengono attivati tutti i registri a livello mondiale, quindi proprio per la possibilità di trovare un donatore. È un aspetto importantissimo perché nell'ambito di alcune patologie emato-oncologiche, come nel caso specifico delle leucemie acute, è l'unica terapia salvavita. Infine ascoltiamo Piero Franceschini, presidente della sezione Siena Grosseto di AIL. Faremo in modo che questi libri della linea blu appunto vengano ovviamente offerti per modo di dire, insomma, in cui per raccogliere dei fondi. Ora alcuni sono stati venduti lì, però noi già con l'AIL abbiamo già questi libri che quindi distribuiremo, cercheremo di distribuire a tutte le nostre conoscenze per poter raccogliere dei fondi, perché in realtà è una testimonianza che se hanno, come dire, la pazienza di poter leggere, forse si rendono conto in realtà che cos'è una malattia vera e tutto quello che poi trascina dietro alla persona, chi gli sta dietro, ai medici che indubbiamente ha avuto lei, ma abbiamo tutti la fortuna di avere un'ematologia e chi si occupa dei trapianti doc nel mondo ematologico italiano.